voleva commentare i fatti del mondo con le sue filutere, delle specie di editoriali su quello che accadeva con la lingua del nostro Tinello, il cartigiano. E io che cosa potevo chiedere di più? Poco tempo dopo mi portò al bar, mi disse che aveva messo su una compagnia teatrale, che aveva scritto un dramma in versi, che lo voleva mettere in scena. Ricordo come fosse ora la vita che sprigionava mentre mi presentava questo progetto, una vita che stava già abbandonando o che credeva di poterlo abbandonare. Ricordo anche che mentre gli dissi sì con tutto l'entusiasmo che poteva avere il mio sì, qualcuno si premurò di venirmi a dire che Loris stava male, stava molto male. La gente non ti perdona le disgrazie, Alstamer sta male. Io ricordo anche che qualcuno, dopo avermi detto questo, mi portò delle informazioni. Dopodiché pensai che tutto questo non poteva spaventare Loris, che avere poco tempo davanti non poteva spaventare uno come lui, che la vita non l'aveva vissuta per il lungo, ma per il largo. Senza lasciare scappare niente, la libertà, l'amore, le parole, le persone. Loris non aveva aspettato il futuro per vivere. Aveva frugato accanto a sé, di fianco a sé. Ogni attimo, ogni persona, quella era la vita di Loris. In questo modo niente e nessuno andava perduto. Era impossibile dirgli di no. C'era questa specie di magia che lui era capace di realizzare. E ancora oggi non riesco a spiegarmela,